ogni giorno ha bisogno di purificarsi, di rigenerarsi nella fede, ha bisogno di ricevere continuamente il dono dello Spirito e attingere alla sorgente delle grazie con la preghiera, con la liturgia e con i sacramenti. E qui, come diceva il sindaco al saluto, mi piace pensare alla ricca tradizione religiosa, alle tante belle feste che ogni mese impreziosiscono il tessuto sociale di questa bella città e contribuiscono affinché la religiosità si mantenga viva, autentica, sincera, non di facciata. Poi l'autore dell'Apocalisse scrive: «Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Ecco il segreto che rende salda la città santa, la rende compatta, armoniosa e bella. I basamenti, gli apostoli. E questo deve essere il segreto per la nostra stabilità. L'ascolto della parola che gli apostoli ci hanno trasmesso, l'Eucarestia che hanno celebrato e che ci hanno consegnato, la comunione fraterna, il sincero discernimento dei problemi della comunità, la guida del Magistero della Chiesa». Oggi abbiamo un esempio concreto con la parola di Dio che abbiamo ascoltato. Il Vangelo che è risuonato poco fa giunge a noi grazie alla predicazione degli Apostoli. E davvero può essere programma di vita per ciascuno e per le nostre comunità. È San Luca che descrive Gesù nel suo viaggio verso Gerusalemme. E questo viaggio di Gesù è metafora della nostra vita. Anche noi andiamo verso Gerusalemme. E lungo il percorso insegna come deve essere il rapporto del discepolo con i beni terreni, con le persone, con Dio stesso. Noi in questo percorso della nostra vita ci possiamo lasciare guidare o dallo Spirito di Dio o dallo Spirito di Satana. Possiamo vivere, cioè, attaccati alle ricchezze, al potere, al controllo, al dominio sulle persone. Vogliamo anche dominare, controllare Dio, perché è come se Dio dovesse fare sempre ciò che vogliamo noi. Ma possiamo anche camminare con lo Spirito di Gesù, lo Spirito delle Beatitudini, scegliendo come stile di vita l'umiltà, il servizio, il perdono. Anche la nostra stessa religiosità la possiamo vivere con lo spirito di Satana. Mi colpisce il fatto che gli apostoli, ancora alla vigilia della passione, litigano su chi è il più grande di loro. E anche nelle nostre comunità assistiamo a personalismi, divisioni, ipocrisie. Oppure possiamo fare nostro lo stile di Gesù, quello della misericordia, dell'accoglienza dell'altro, del perdono, uno stile di fede autentica. Il testo del Vangelo è bello. Gesù, poco prima di questo brano che abbiamo ascoltato, aveva parlato degli scandali che ci sarebbero stati sulla terra, nella Chiesa, e aveva incoraggiato a perdonare sempre, anche chi sbaglia, chi pecca, chi dà scandalo. E gli apostoli avevano compreso bene questo messaggio, tanto che avvertono la fatica. Come si può perdonare il male, le offese, gli scandali? Ecco perché chiedono quello che abbiamo sentito: Signore, accresci la nostra fede, perché non è facile. Abbiamo bisogno di un supplemento di fede. Ecco allora San Luca che in pochi versi descrive quelli che devono essere gli elementi presenti in ogni comunità. La presa di coscienza che c'è il peccato, ci sono i nostri errori, ci sono i nostri scandali. Poi c'è il perdono, che è la risposta del cristiano al peccato. Poi la fede,
che diventa servizio. Il peccato è dentro di noi ed è accanto a noi. Gesù ha detto che il peccato è come la zizzania che cresce accanto al grano. E come i servi della parabola noi ci lamentiamo e vorremmo condannare il male, il peccato, e allora ci mettiamo a giudicare, dimenticando che siamo peccatori anche noi, peccatori graziati, che la zizzania è anche dentro di noi. Se il Signore dovesse eliminare il male dalla terra, dovrebbe distruggere tutti, anche noi. Ecco allora perché la grazia e la misericordia divina, il peccato diventa il luogo del perdono, della conversione, il luogo della festa e della risurrezione. Questa è la bella notizia. Allora occorre un supplemento di fede per chiedere e accogliere il perdono di Dio. Occorre una fede grande quanto un granello di senape, cioè la punta di uno spillo, per indurre l'albero di gelso, che nella Bibbia è immagine dell'uomo, a gettarsi, a tuffarsi nel mare della misericordia di Dio. Una fede generica come la nostra non porta a questa conversione. Occorre un supplemento di fede, quello che stiamo chiedendo, una fede più forte. E San Paolo stasera nella lettera a Timoteo ci ha detto: ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, la fede. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità, di prudenza. Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro. Soffri con me per il Vangelo. Ecco, il Signore ha preso su di sé il peccato. Non lo ha condannato, non lo ha giudicato. Si è fatto Lui peccato, si è fatto maledizione per salvarci. E ci ha insegnato che se il fratello pecca, sbaglia, a noi spetta il compito di correggerlo con paterna cura, non di criticarlo e magari diffamarlo. Dice il Signore: se si converte, perdonalo. Se non si converte, non ammazzarlo con le parole, amalo di più. Se l'altro non cambia, la colpa non è mia, perché si è sentito criticato, giudicato, emarginato da me, non stimato. Allora il problema è mio se l'altro non cambia, se ogni volta che sbaglia io lo giudico e lo condanno e non uso misericordia. È interessante sentire Gesù che ci suggerisce di trattare chi non vuole cambiare, trattarlo come i pubblicani e i peccatori. Come? Come li ha trattati Lui, quando Gesù dice: io sono venuto per i peccatori. Devo trattarlo con maggiore amore, perché se fa il male significa che non si sente amato e nessuno gli ha insegnato ad amare. Fratelli e sorelle, questo è il cuore della vita cristiana. Allora viviamo, accogliamo la grazia del perdono per imparare a perdonare sempre. Non fomentiamo divisioni, liti, aggressività, violenze, rancori. Saremo dei poveri disgraziati. Noi dobbiamo convertirci e il perdono è un miracolo più grande del ritorno alla vita di un cadavere, perché è una nuova creazione, è ripristinare l'immagine del figlio distrutta dal peccato e dare all'altro la possibilità di vivere la gioia di essere figlio di Dio, la gioia di essere come Dio. Anche noi allora stasera esclamiamo come gli apostoli: Signore, aggiungici fede. È la preghiera più giusta che noi possiamo innalzare. Abbiamo bisogno di un supplemento di fede, e fede significa fiducia verso questo amore misericordioso, infinito di Dio. Se comprendiamo questo, saremo capaci di togliere i nostri abiti, mettere il grembiule e servire gli altri, gratuitamente, generosamente, con gioia. È quello che ha fatto Gesù. Il Vangelo parla di Lui, quando nell'ultima cena, dopo aver dato da mangiare il suo corpo e il suo sangue, ha lavato i piedi ai suoi apostoli che l'avrebbero tradito e rinnegato, e ha spiegato il senso della sua missione.
Io sono venuto per servire, per amare, non per farmi servire. E ci ha lasciato questo esempio come eredità. E la parola che Gesù usa in aramaico, in quella circostanza, è precisamente la parola non di servo, ma di schiavo. Perché il servo è una persona libera che presta un servizio al padrone. Lo schiavo è una persona non libera che appartiene al padrone. Lui è tutto ciò che fa, la sua famiglia e il suo lavoro. E Gesù dice a noi che dobbiamo essere non servi, ma schiavi. Cioè, dobbiamo appartenere gli uni agli altri, sentire di appartenere all'altro. Io sono tuo, tu sei mio. Sono le parole nuziali di una coppia di sposi che raffigurano l'immagine di Dio Trinità. Ricordando sempre che tutti apparteniamo a Dio e Dio appartiene a tutti noi in questa reciproca gratuità. Com'è bello! L'amore non si compra, non si paga. Sacerdoti del presbiterio di Nardo Gallipoli, fratelli e sorelle che appartenete ai movimenti e alle associazioni ecclesiali, fratelli tutti, questa è la Chiesa che noi vogliamo essere, una comunità a servizio gratuito, 24 ore su 24, una comunità dove si fa a gara nel servire perché abbiamo sperimentato il passaggio dalla tristezza del peccato alla gioia del perdono, perché sulla nostra pelle abbiamo sperimentato questo amore infinito di Dio, amore che ci spinge a diventare come Gesù. Questa vuole essere la bellezza della nostra Chiesa e la sfida che ci attende, essere capaci di vivere in comunione di fede e di carità, fare della nostra Chiesa una casa di Dio, una scuola di comunione, sviluppare una pastorale di comunione e di servizio, vivendo in questa appartenenza reciproca, in un clima fraterno di corresponsabilità, la varietà dei doni e dei carismi, per sanare una parte, volesse il cielo tutte, le sofferenze degli uomini del nostro tempo e del nostro territorio, che sono tante. E poi, tornando alla visione dell'Apocalisse, leggiamo: a oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, a occidente tre porte. Le sue porte non chiuderanno mai. Nella città di Dio le porte non si chiudono mai perché raccolgono tutti. La Chiesa che vive nel tempo, la nostra Chiesa, vuole essere sempre in questo atteggiamento di accoglienza, protesa alla missione e all'incontro con tutti. Anche noi, Chiesa di Nardò Gallipoli, vogliamo essere accoglienti per condividere l'amore di Dio con gli altri. E le nostre parrocchie si devono distinguere per la capacità di accoglienza dell'altro, chiunque esso sia, regolare o irregolare, turista o immigrato, persona ricca o povera, disponibili sempre all'incontro con tutti. E la visione finisce contemplando lo splendore della città. Dice: il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. Che bello! Nella città celeste tutto è perfetto e prezioso, e verso questa città confluiscono tutti i popoli e portano la gloria e l'onore delle nazioni. Anche noi, Chiesa di Nardò Gallipoli, vogliamo stare dentro la storia, portare il Vangelo nel cuore della gente, proporre una spiritualità incarnata nel quotidiano e santificare i luoghi della nostra vita quotidiana, la famiglia, la politica, il lavoro, la cultura, lo svago, la sollecitudine verso le povertà materiali e spirituali. La Gerusalemme del cielo non ha bisogno della luce del sole perché la gloria di Dio la illumina. Noi il sole qui a Gallipoli lo abbiamo, grazie a Dio, e rende bella la città. Ma noi desideriamo lasciare trasparire un altro sole, la luce spirituale, quella luce che le nostre comunità diffondono quando, unite nell'amore, pregano,
annunciano il Vangelo e vivono la carità dentro e fuori, sempre sensibili nel promuovere ciò che è veramente umano. Sia questo il nostro desiderio più ardente, essere la città di Dio sulla terra e far vedere la bellezza della nostra fede mentre insieme camminiamo verso la Gerusalemme celeste. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in un solo Spirito di Gesù Cristo, fratelli e sorelle, Cristo è il centro vivo della nostra fede, Lui è il nostro unico Maestro, per mezzo di Lui ci rivolgiamo al Padre facendoci interpreti delle necessità della Chiesa e del mondo intero. Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché cresca nell'ardore della fede e nell'impegno della testimonianza coraggiosa di Cristo, per essere segno credibile del Regno di Dio nel mondo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Vescovo Fernando, successore degli Apostoli, perché fedele custode e dispensatore dei misteri di Cristo, mediante i sacramenti della fede, attingendo alla pienezza della santità di Cristo, dispensi la multiforme ricchezza della Divina Grazia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le pubbliche autorità del nostro territorio diocesano, perché ricerchino il bene comune nel rispetto di ogni persona e del patrimonio di valori propri della nostra storia e della nostra identità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti uomini, donne e bambini patiscono emarginazione, oltraggi e violenze, perché non perdano la fiducia nell'amore di Dio, che per donarsi all'uomo si è fatto debole e povero e ha insegnato a preferire i piccoli e gli ultimi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti in assemblea eucaristica, perché nell'ascolto della parola e nella partecipazione al banchetto della vita formiamo un cuor solo e un'anima sola per manifestare al mondo la forza rinnovatrice del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Brevi istanti di silenzio per presentare al Signore le nostre richieste personali. O Padre, che tutto puoi e che ci chiami al tuo servizio, ascolta la preghiera dei tuoi inutili servi, aumenta la nostra fede, rendila grande anche quanto un granellino di senapa. Allora sapremo intravedere i nuovi cieli e le nuove terre che tu stai preparando
dove sederemo al banchetto della vita e tu stesso sarai a servire i tuoi servi, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, per
perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti e mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la Tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocati nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. E allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. Sanctus, 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 Dominus, Deus Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me, indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo,
Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e professione. Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che tu ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la benedizione, pienezza della benedizione e di ogni grazia dal cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Amen.
anche a noi i tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, Signore, di avere parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui to volite peccata mundi. Agnus Dei, qui to volite peccata mundi. Agnus Dei, qui to volite peccata mundi, dona nobis pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma soltanto una parola e io sarò salvato. Per la distribuzione dell'Eucaristia seguiremo quest'ordine. Il vescovo e un diacono si porteranno avanti ai concelebranti, poi un altro diacono verrà sulla mia destra all'altare della Madonna del Soccorso e un altro al penultimo altare, mentre alla sinistra un diacono all'altare della Madonna Immacolata, un altro al penultimo altare. Avviciniamoci al ministro più vicino mantenendo il raccoglimento. Carità, pare che si pazzo delle tue creature, chi ti muove a fare tanta misericordia? Fabile, oh, amore.
prossimo, Signore.
preghiamo. La comunione a questo sacramento sazi la nostra fame e sete di te, o Padre, e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Seduti. Eccoci, siamo giunti a questa celebrazione. La fede dei Gallipolini e l'aria non soffocante della cattedrale non mi hanno fatto svenire. Sabato non è stata la colpa della cattedrale di Nardò. Mi sono sentito molto schiacciato sabato scorso di questo incontro, di questo incarico, e allora sono crollato. Grazie per la vostra preghiera. Allora, prima della benedizione e delle indulgenze del Papa, vorrei che fissiamo per un attimo il soffitto dove è incastonata la tela che rappresenta Sant'Agata, circondata da angeli, da putti alati, da figure di santi che sembrano accompagnarla verso un cielo luminoso, nel quale si libra un angelo in atto di deporre la corona di gloria sul capo della santa, che ha sul volto i segni di una serena dolcezza, espressione riuscitissima della intensità dell'estasi. Con questa immagine di cielo torniamo a casa. Assaporiamo la gioia che questa liturgia ha messo nel nostro cuore, sentendo un po' di più l'attrazione verso le cose del cielo. Torno a ringraziare il signor Sindaco e tutte le autorità civili e militari di ogni ordine e grado. Abbraccio il Presidente e il Capitolo della Cattedrale, torno a salutare e ringraziare il Vicario Generale, Monsignor Luigi Luperto, e tutto il Presbiterio della nostra Diocesi. Ma un sentito e affettuoso abbraccio a Sua Eccellenza Monsignor Alberto Tricarico, che è tornato da Roma per questo appuntamento. Il suo affetto mi commuove. Saluto il parroco Don Piero con tutti i sacerdoti di Gallipoli che lo aiutano, che fanno questa bella famiglia sacerdotale. E tra i sacerdoti venuti per questa circostanza, permettetemi un saluto a Don Oronzo De Simone, canonico penitenziere della cattedrale di Lecce, nel passato cittadino estivo di Gallipoli. Veniva a fare qui le sue vacanze. E poi ecco gli amici Papa Nick Pace, protopresbitero della Chiesa Cattolica di rito bizantino della terra d'Otranto, la professoressa Isabel Ozashan, rappresentante del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli per la Chiesa Greco-Ortodossa in Puglia, l'imam Seif Marufi della comunità islamica salentina, e lui vogliamo salutare tutti i nostri fratelli islamici. E poi saluto e benedico le nobili confraternite di Gallipoli e tutte le associazioni cattoliche. Vi devo ringraziare per come curate le vostre belle chiese e perché permettete ai turisti di visitarle durante l'estate tenendole aperte fino a notte fonda. Quest'estate sono venuto così in segreto, senza che nessuno mi conoscesse, e sono rimasto proprio stupefatto della bellezza delle chiese aperte fino oltre a mezzanotte. Grazie. Poi
Ringrazio questo coro, rassomiglia un po' agli angeli del cielo che abbiamo contemplato prima. Belle, grazie. E anche, ecco, più che tutti i nostri scout che hanno svolto questo servizio d'ordine, tutti quanti hanno preparato l'accoglienza e la celebrazione. Un saluto vorrei darlo ai pescatori, alle monache, alle monache del monastero di Santa Teresa. Poi devo ringraziare Teleonda che con la diretta, ma poi anche tutti i replay di questi giorni, ha permesso a tanti di seguire le celebrazioni, di unirsi alla nostra preghiera e ammirare la bellezza della nostra Chiesa. E ai fratelli che seguono con Teleonda e internet dico che questa sera ho pregato per voi. E poi, dopo aver esaltato la bellezza di Gallipoli, spero che nei retini non si offendano, perché i gallipolini non sono secondi. Voglio abbracciare tutti, ma in particolare quanti vivono il dramma della mancanza di lavoro. Sono vicino e vi dico: non perdete la speranza. E infine saluto quanti sono venuti da Lecce, da Trepuzzi, dall'Equile con il sindaco e una rappresentanza dell'amministrazione. Ricordo che solo con il cuore si vede bene. L'essenziale è invisibile all'occhio. E io vedo il vostro cuore e voglio dichiarare il mio amore. E con la carezza della Madonna, stella del mare, torniamo a casa e la benedizione che il Signore offre questa sera a noi, diffondiamola alle nostre famiglie. La Santa Chiesa, nostra Madre, in occasione di questa celebrazione, concede secondo le consuete condizioni l'indulgenza plenaria. I fedeli, perciò, che partecipano a questo sacro rito, possono lucrare l'indulgenza per se stessi o applicarla a un solo defunto, recitando il Padre nostro. Il Credo è una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, confessandosi e comunicandosi, se non l'hanno fatto oggi, entro breve tempo, e soprattutto dimostrandosi distaccati dal peccato anche veniale. Pregate per Sua Santità Francesco, nostro amato Papa, e per Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Fernando Filograna, nostro venerato Vescovo, perché il Signore li conservi a noi per lungo tempo. Per le preghiere e i meriti della Beata Vergine Maria, del Beato Michele Arcangelo, del Beato Giovanni Battista e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, Dio Onnipotente abbia misericordia di voi e, rimessi tutti i vostri peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna. Il Signore Onnipotente e Misericordioso vi conceda l'indulgenza, l'assoluzione, la remissione di tutti i vostri peccati, il tempo per un vero e fruttuoso pentimento, un cuore che senta il rimorso per le colpe commesse, una vita pura, la perseveranza nelle buone opere. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
tua protezione, Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio, Santa Madre del Redentore. Nostra preghiera, Madre, non disprezzare il nostro grido verso te nella prova, Santa Madre del Redentore. Sempre da ogni pericolo, o gloriosa Vergine benedetta, Santa Madre del Redentore. Questo programma vi è stato presentato da Ceramiche Greco, Mavan SRL, pavimentazioni, arredo bagno, stufe a pellet, Via Neviano 45 Secchi, telefono 0836 618150, www.mavan.it. Nuova ampa di Vincenzo Barba.
prodotti petroliferi, servizio Bunker Italia, via Porto Canneto, Gallipoli.